Forme d'onda. Conduce in studio Rudy Siri. Forme d'onda, prima puntata del 2014. Ai microfoni qui su TRS The Radio Station 102.3, Rudy. Prima puntata di quest'anno, in studio con noi abbiamo anche Stefania Nicoletti. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a tutti quanti. Puntata impegnativa, anche con un bel po' di aspettative, diciamo, da parte di chi ci segue anche su Facebook, sulla nostra pagina Facebook Forme d'Onda. Questa sera parleremo di crisi internazionale e risveglio delle coscienze e avremo con noi al telefono Fausto Carotenuto, che è un esperto di politica, strategie mondiali e fondatore del movimento Coscienze in Rete. Affronteremo questi argomenti diciamo anche da un punto di vista spirituale, quindi sarà veramente una puntata molto 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 interessante. Partiamo quindi, diciamo, senza indugio il nostro ospite al telefono, immagino. Pronto Fausto, ci senti? Sì, Rodolfo. Allora, buon anno. Grazie mille. Buon anno prima di tutto. Allora, niente, la nostra puntata questa sera ti vede protagonista praticamente per parlare intanto di queste crisi che stiamo in qualche modo subendo. Noi abbiamo dedicato 3 puntate a un po' al... per spiegare, diciamo, al pubblico che ci ascolta un po' come funzionano queste strutture, diciamo, più o meno piramidali che si intersecano tra di loro, questi centri di potere che ci governano e che stanno tentando comunque di prendere in mano completamente il mondo. Vorremmo avere un attimo da te, insomma, se anche tu puoi un po' spiegarci intanto come funziona un po' questa macchina e in che situazione ci sta mettendo un po' tutti quanti. Beh, io vorrei mettere in un modo molto più positivo, nel senso che l'impressione che abbiamo per il chiasso che fanno questi poteri con le guerre, le crisi finanziarie, la chimica, tutte le cosacce che ci fanno, insomma, è una sorta di chiasso che fanno, che ci distrae e ci dà la sensazione che loro vogliano conquistare tutto il potere e quindi chissà cosa succederà se lo fanno. Io invece penso che loro non vogliano perdere il potere, questo è quello che sta succedendo adesso, perché loro il potere ce l'hanno sempre avuto, non è che adesso rischiano di prenderne di più. È che in effetti la cosa nuova che sta succedendo non è che loro sono diventati più cattivi, aggressivi, questi grandi poteri, o che hanno più potere di prima. Sono migliaia di anni che controllano tutti i regni, tutti i governi, che controllano i gruppi trasversali che hanno in mano l'oro del mondo, i diamanti, la finanza ultimamente e la politica. Esatto. Ce l'hanno da tanto tempo, ce l'hanno da sempre. A me piace ogni tanto ricordare, per chi è di educazione cristiana, le tentazioni del Cristo nel deserto. Una delle tentazioni era il diavolo, Satana, che gli fa vedere i regni della terra e praticamente gli dice: se tu ti inginocchierai a me, questi regni sono tuoi.
per dirgli una cosa del genere 2000 anni fa vuol dire che i regni della terra erano già suoi 2000 anni fa. Sì. No? Certo. Allora, in effetti quello che sta succedendo è un'altra cosa, e quindi dovremmo guardarlo in maniera molto positiva. Quello che sta succedendo, ed è il fenomeno di cui io parlo con grande insistenza da anni, la grande novità della storia in questi ultimi scorcio di anni è la crescita della coscienza. È il risveglio della coscienza di tante persone. Quindi per la prima volta forse a livello di masse, non masse maggioritarie, però masse importanti. E questo risveglio di coscienza sta mettendo seriamente in crisi i poteri tradizionali. Quindi quello che noi vediamo in questo momento come estremamente aggressivo da parte di questi gruppi di cui adesso parleremo è in effetti il tentativo di non perdere terreno. Cioè, quindi da una parte insomma ci stai anche dicendo che in qualche modo loro temono queste masse che si risvegliano. Beh, lo temono, questo dipende dal tipo di visione che noi abbiamo della politica. La visione classica del nostro movimento di coscienza in rete, la mia in particolare, è che nasce da una visione filosofico-spirituale della società umana e si pone come primo problema per quale motivo siamo sulla Terra, che cosa sta facendo l'umanità. La risposta che ci diamo noi è che l'umanità sta crescendo, che l'umanità cresce come nei secoli e nei millenni come capacità creative, e le capacità creative sono quel qualcosa che si crea quando l'amore entra nei pensieri e nelle azioni, e allora diventiamo veramente creativi. Mettere l'amore nei pensieri e nelle azioni significa diventare coscienti. Quindi io divento consapevole quando metto tutti i miei sforzi nel fare una cosa buona, e quindi questo è amore. E quindi diciamo che l'umanità un po' alla volta sta andando in questa direzione, e questa è una direzione che libera l'umanità oltre a farla diventare più creativa. Naturalmente esistono delle forze che sono sia spirituali che terrene, che ostacolano questi sviluppi, e che vengono chiamate forze nere, forze oscure o anche forze dell'ostacolo in certi ambienti, il cui compito in effetti non è altro che porre degli ostacoli in modo che noi superandoli diventiamo più forti nella nostra coscienza. E in effetti noi non faremmo tante cose, non ci daremmo tanto da fare, non parleremmo, non faremmo azioni buone, non cercheremmo di mettere la coscienza nel mangiare, nella società, nell'avere a che fare con persone che hanno bisogno di noi, cioè non faremmo quasi nulla con gli animali, con le piante che soffrono, non lo faremmo se noi non fossimo, se non vedessimo la sofferenza, cioè staremmo fermi senza fare niente e dentro di noi non crescerebbe nulla. Diciamo che in qualche modo tutto quello che lavora all'oscurità, a creare problemi, in fondo è una sfida per far crescere le nostre forze. Poi lo fanno anche bene, chi fa il male lo fa con tutti i crismi, senza nemmeno rendersi conto che forse lo fa per metterci alla prova e farci crescere delle forze. E quindi noi ci troviamo di fronte a delle organizzazioni che fanno il male, e anche una parte di noi, nella nostra interiorità, che fa il male, che lo fa con tutti i crismi, insomma. E quindi noi abbiamo veramente qualche cosa da fare. Però diciamo che il gioco è quello che è in gioco è la crescita della coscienza. Le coscienze stanno crescendo e i poteri si agitano, sia quelli esteriori che quelli interiori. Infatti, cioè, io personalmente, diciamo, appoggio moltissimo la tua visione. Poi, insomma, lo sai, noi ci conosciamo, per cui svegliamo, insomma, in qualche modo questa cosa al pubblico qui di TRS. Sì. Insomma, io aderisco molto, insomma, alla tua visione, ho comunque una visione positiva di tutto questo, però forse la maggior parte delle persone non riesce a vederla questa cosa ancora, cioè
abbiamo assistito, diciamo, a tutte queste proteste che ci sono state poco prima di Natale, se ne annunciano altre, insomma, la gente è molto carica emotivamente, diciamo, e sicuramente fa molta difficoltà ad avere una visione positiva. Bisognerebbe, appunto, quello che si cerca di fare anche in questa trasmissione, cercare di far vedere anche che c'è una parte positiva in tutto questo. Allora cerchiamo di dire alcune cose positive, perché altrimenti non si vedono. Diciamo. Che significa il risveglio? Ma c'è questo risveglio? Perché tanta gente dice: ma io non vedo risveglio in giro, vedo quello che succedeva tanto tempo fa. Ma non è così. La società di 30, 40, 50 anni fa era peggiore di quella attuale. Non so, vediamo come era trattata la donna in Occidente 30, 40, 50 anni fa. Vediamo com'erano i ruoli, i padroni, gli operai, i problemi sociali erano più forti, i diritti ce n'erano di meno. Andiamo ancora più indietro, andiamo a 70, 80, 100 anni fa. Andiamo a quando non c'erano i diritti dell'uomo, quando non c'era la schiavitù, quando c'era la schiavitù. Andiamo a quando i padroni comandavano con la violenza. Adesso comandano con la manipolazione, ma una volta comandavano con la violenza e con delle violenze orribili. Una volta uno stava per strada, poteva essere attaccato, poteva essere derubato di tutto quello che aveva da una persona più potente. Si girava armati, sostanzialmente. Sì, si girava armati, ma non bastava. Sì, infatti bastava. Neanche bastava. Cioè, una contadina che stava in campagna non stava mai sicura, insomma. La gente si chiudeva in casa. Cioè, noi non abbiamo avuto solamente un progresso tecnologico indubbio, per cui abbiamo l'acqua calda, abbiamo tante cose, i telefoni, tante cose per stare anche più comodi, no? Mangiamo meglio, e questo è indubbio. Ma c'è stato un vero e proprio progresso morale dell'umanità. È vero che ci sono ancora guerre, assassini, omicidi, ma rispetto a quello che era prima nemmeno si riteneva che fosse sbagliato questo, si riteneva normale. Nella nostra epoca invece noi abbiamo già l'idea che certe cose sono sbagliate, questo è già enorme, la schiavitù è sbagliata, la disuguaglianza dei sessi è sbagliata, la mancanza di libertà di parola è sbagliata, che poi la manipoli ne è un conto, ma è la fase successiva. E quindi ma a noi fanno vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, perché più noi siamo abbattuti, più siamo disperati, più siamo arrabbiati, meno coltiviamo l'amore da mettere nelle azioni e nei pensieri, e quindi meno cresciamo. E siamo anche più controllabili, poi, siamo, no? siamo più controllabili, che ci vuole? Basta fare dei bei partiti che invitano all'odio e alla rabbia. Non è che i forconi generino crescita o chi invita al vaffa collettivo. Non a caso noi abbiamo sottolineato, per esempio, proprio quando era partita questa rivolta dei forconi, cioè noi abbiamo comunque sollecitato a farci sapere qual è il programma di questi forconi. Sì. Sentivamo semplicemente buttiamoli fuori, ammazziamoli tutti, assaltiamo il Parlamento, però poi chi ci mettiamo? Ma questa è la grande illusione. Questa è la grande illusione in fondo di tutte le rivoluzioni. Cioè o delle ideologie, quindi siamo di fronte a delle non ideologie, ma quella dell'odio è già un'ideologia o della rabbia. L'idea è che semplicemente cambiando sistema o cambiando le persone cambi qualche cosa nei rapporti politici o economici, ma è cambiando la qualità delle persone che cambiano le cose. Se la qualità non corrisponde ad un chiaramente più elevato valore coscienziale, ad una etica maggiore, a fondamenti ideali maggiori nelle persone che si occupano di politica e di economia, se semplicemente si prendono delle persone che non l'hanno mai fatta e si mettono al posto di quelli che l'hanno fatta e che sono ladri, non si fa altro che mettere delle persone che non hanno ancora rubato nel posto in cui ruberanno. Certo. Perché quelli che sono arrivati prima di rubare, non avevano rubato. Ora, chi garantisce che chi si trova poi davanti al,
ha la possibilità di sistemare il fratello, il cugino, di fare due soldi su una commessa, di grattare il fondo del barile, di scremare tutto quello che hanno a disposizione, poi non lo fa. Chi lo garantisce? Non lo garantisce nessuno, lo garantisce solo una preparazione particolare, delle persone che hanno un'etica molto elevata. Ma dove sono queste persone? Chi le prepara? Dove stanno? In realtà non ci sono. Non è che cambiando la gente che fa politica adesso non sono marziani. Vengono dalle stesse famiglie, dalle quali nipoti, cugini e cose, parenti, sono quelli che stanno a protestare contro di loro in qualche modo. No? Sono lo stesso tipo di persone. Sono le persone che devono crescere e per fortuna stanno crescendo. Ecco, io volevo accentuare, mettere l'accento anche su questo fatto. Negli ultimi anni, poche decine di anni, si è vista una chiarissima crescita dell'umanità. Per esempio, è sorto l'ecologismo. Per la prima volta gli uomini hanno cominciato ad occuparsi degli altri esseri viventi e della terra, non per predarla, ma per gli animali, per le piante, per la salute di madre terra, quindi per amore. E questo è diventato un fenomeno di massa, non di maggioranza, ma di massa. Prima non esisteva. Il volontariato, il solidarismo nei confronti delle persone, prima quasi non esisteva, adesso è un fenomeno di massa, gente che si dedica al volontariato è tanta. Quindi questa voglia di dedicarsi a quello che non è solamente gretto egoismo, ma allargare il proprio amore, l'amore per se stessi, allargarlo anche agli altri, alle piante, agli animali, agli altri esseri che sono intorno a noi, alle altre persone, è il vero sintomo del risveglio. E questo sta avvenendo nelle ultime decine di anni, per la prima volta nella storia a livello di grandi numeri. Questo è il risveglio, questo è da alimentare. Assolutamente, cioè, poi io tra l'altro infatti ecco, volevo anche sottolineare una cosa che dicevi prima, no? Certi concetti, appunto, parlavamo del fatto che non esiste più la schiavitù, il fatto sì. Appunto, cioè ormai le persone non si accorgono che per noi ormai sono, diciamo, dei fatti sostanzialmente assodati, sì. Però la gente proprio non riflette sul fatto che fino a 50-60 anni fa questi valori, diciamo, proprio non esistevano. Sì, sì. Non esistevano assolutamente. Esistevano per pochissime persone. Sì. Adesso sono dei valori che devono essere manipolati dal potere, ma esistono. Infatti noi abbiamo anche sottolineato proprio anche alla manipolazione che c'è stata proprio anche riguardo proprio all'ecologismo, no? E sì. Ci siamo rifatti proprio all'analisi proprio di coscienza in rete, al dossier che abbiamo fatto sui club mondialisti, sì. Sul WWF, su queste cose. Sì. Assolutamente, insomma. Quindi per aiutare anche le persone a capire quali sono le organizzazioni, diciamo, che in un certo senso prendono questi valori nobili e li storpiano in qualche modo o ne fanno un uso improprio, diciamo così? Questo è uno degli effetti, cioè è chiaro che le organizzazioni che sono abituate a detenere il potere, che lavorano per elementi spirituali che hanno il compito di ostacolare la crescita, per porci delle sfide sempre più alte, e lavorano bene, sono i cattivi lavorano bene, sono ben organizzati, ma rispetto alla crescita delle coscienze, loro hanno adottato una strategia, sono proprio in allarme rosso, diciamo. E la strategia è una strategia che si muove in tanti campi. Uno è quello di ostacolare direttamente, e quindi tutto quello che è nuovo viene direttamente ostacolato. C'è l'antiecologismo, c'è l'antianimalismo, c'è l'antisolidarismo, c'è l'egoismo puro, l'edonismo, eccetera, eccetera. Quindi c'è l'esaltazione del consumismo gretto ed egoista, questo da una parte. E questo viene fatto con grande forza, con forme pensiero, con la stampa, eccetera. Ma poi c'è anche quello più sottile, che tende a intervenire sulle masse che si stanno svegliando. Allora, per intervenire sulle masse che si stanno svegliando, siccome non gli si può più far cambiare idea, perché quando uno comincia a diventare cosciente, ridiventare incosciente è difficile, allora si cerca di deviare la crescita. E come si fa? Si impossessano questi poteri dei temi della crescita. Quindi fanno delle grandi organizzazioni, le più grandi organizzazioni che ci dà il potere, perché bisogna vedere da dove vengono, se vengono dai grandi poteri sono sospette.
Quindi se famiglie reali si mettono a fare il WWF, o se dalla grande finanza, perfino dai Rockefeller, vengono fuori le carte sulla terra, o le conferenze di Kyoto dei petrolieri, bisogna che noi ci stiamo attenti, perché loro cercano di cavalcare l'onda in modo da controllare comunque il movimento, per fare in modo che poi i temi vengano trattati ma non vengano mai risolti, come tutte le conferenze sull'ambiente che ci sono state, eccetera eccetera. Sì, infatti a volte, ecco, io adesso poi ripensandoci, quando penso appunto a queste conferenze, c'ho un po' un'immagine strana, diciamo, nella mia testa, mi sembra un po' come un motociclista che sta perdendo praticamente la motocicletta e cerca di risalire in sella, proprio appunto cavalcando questi temi, insomma, per dargli una sferzata e per rincanalarli in qualche modo nei loro giochi di potere, sostanzialmente. Sì, che poi non è che tutte le ciambelle gli riescono col buco. Per fortuna. No? Ecco, per esempio... il Club di Roma, che è uno di questi ambienti, no? Che cominciò a cavalcare ormai tanti anni fa, dal Club di Roma poi è sorto il Club di Budapest e poi il Club di Madrid, eccetera, eccetera, dal Club di Roma cominciò a cavalcare l'idea che noi stavamo rovinando talmente tanto l'ambiente della Terra che l'avremmo distrutta. E loro dicevano sempre che sarebbe finita l'acqua, sarebbe finito il cibo, sarebbero finite le risorse, eccetera, eccetera. Secondo le loro stime erano già finite. Sì. E invece le stime erano un po' forzate, però era vero, loro stavano prendendo un tema vero e lo forzavano. La forzatura poi diventava un tema che diventava universale. Uno degli strumenti di questi gruppi sono le Nazioni Unite, e quindi le Nazioni Unite, non so, avevano questo petroliere che si chiamava Maurice Strong, che veniva incaricato di essere praticamente il deus ex machina di tutto quello che era ecologia. Quindi le grandi conferenze sull'ecologia le organizzava un petroliere, e che fa un po' sorridere, insomma. Allora, parecchio. Organizzava queste conferenze, guardando queste conferenze si vedeva che queste conferenze erano praticamente organizzate per farle fallire, cioè gli si davano degli obiettivi. Poi si riunivano tutti i paesi e queste conferenze fallivano. Al punto fallivano talmente tanto una dopo l'altra, come dice, ma insomma è strano. In effetti, se tu dai a un petroliere il compito di fare delle conferenze per sistemare le questioni della terra, quello perché dovrebbe farle andare bene? Non me la prendo solo col petroliere, ma con tutto l'ambiente che c'è intorno. Certo, andrebbero contro i propri interessi. Contro i propri interessi, non solo. Ma qui c'era una cosa più sottile e più importante. Una delle grandi risposte, forse la principale, una delle principali risposte dei poteri di oscurio, dell'ostacolo rispetto alla crescita delle coscienze al risveglio recente, è quella di dire: se noi lasciamo che le coscienze crescano orizzontalmente, se noi lasciamo il potere politico, economico orizzontalmente abbastanza autonomo, stati, regioni, province, eccetera, eccetera, non riusciremo a controllare l'onda di risveglio, siccome la parte cosciente che si sta svegliando è anche quella intellettualmente più forte, un po' alla volta cominceremo a perdere province, comuni, regioni, stati. Allora come si risponde a questa cosa qui? Accorciando le linee di comando, abbattendo la politica locale e cercando di fare delle 10 mega regioni, questo è un progetto dell'ONU, quindi 10 megastati che poi confluiranno nel megastato mondiale a un certo punto, in modo da fare in modo che le lobby veramente potenti si assicurino il controllo di questi stati centrali, e per la gente normale a livello orizzontale, e quindi anche per la gente del risveglio, sarà estremamente difficile metterci lo zampino. Certo. E quindi diciamo la grande spinta è quella del mondialismo. Il Club di Roma cominciò così, loro cominciarono a dire... Dunque gli stati non riescono a decidere nulla per salvare la terra, quindi bisogna andare verso l'Europa Unita, verso governi mondiali, l'ONU deve prendere in mano il problema, e quindi a dare delle spinte nella direzione del mondialismo. Ora però questa ciambella non è riuscita, perché loro non sono riusciti a eccitare talmente tanto
il tema ambientale, anche se l'ultimo che ci ha provato è stato Al Gore, che fa parte di questi gruppi. Sì, con la storia del riscaldamento globale. Sì, no? Che sono tutti temi veri, ma se tu li accentui e gli dici che se non si fa una certa cosa qui si distrugge tutto, a meno che le nazioni non perdano sovranità e si mettano insieme, diciamo. Però questo gioco non è riuscito. Allora, non essendo riuscito questo gioco di impaurirci totalmente con questi temi, hanno avviato altre strade per indurci allo stato mondiale. E le strade che sono state avviate sono state la crisi finanziaria. Avete visto tutti come la crisi finanziaria sta dando, per esempio in Europa, una spinta decisiva all'Unione Europea. Cioè, noi abbiamo perso tutta la sovranità con la scusa della crisi finanziaria, che è stata indotta da certi poteri, dagli stessi poteri. Loro l'hanno creata e la sfruttano per fare un'Europa unita fortissima nelle mani della Banca Centrale, quindi dei loro gruppi. L'altra strategia che hanno adottato è quella dell'emergenza del conflitto con l'Islam, e lì tutto si è avviato in maniera molto forte con l'11 settembre. Quindi l'11 settembre e tutto quello che si è avviato dopo è stato fatto per indurci a creare delle mega formazioni militari. Ormai vedete, la NATO non la controlla più nessuno, la NATO fa quello che vuole, non si sa nemmeno chi la comanda, prende parte delle volte senza nemmeno che le Nazioni Unite abbiano deciso nulla, e quindi già c'è un mega stato militare. Quindi sì, diciamo che si sta formando dei mega stati, come quello europeo soprattutto, dei mega stati al servizio dei mondialisti, e ormai già le forze armate al servizio dei mondialisti praticamente già esistono, insomma, ecco. Bisognerebbe un po' sviluppare la coscienza di chi sta dentro queste forze armate, insomma, bisognerebbe aspettarsi che si risveglino anche un po' quelle coscienze lì, o no? Questo è molto interessante, questa cosa, perché diciamo che le forze oscure che fanno le pentole non fanno i coperchi, per fortuna. Quindi, e il coperchio principale è quello che come semi esseri coscienti sono sparsi dappertutto. E quindi magari sono la figlia del vicepresidente degli Stati Uniti, oppure sono il figlio della regina d'Inghilterra, oppure sono sparsi in giro in tutte le famiglie, dappertutto. Il mondo spirituale, quello buono, non fa mancare l'occasione di far nascere gente diversa sparsa un po' dappertutto. E quindi diciamo che se io fossi uno dei capi dei poteri oscuri starei veramente in crisi in questo momento. Invece la gente pensa che sono sul carro del vincitore. No, sul carro del vincitore ci sono stati per 2000-3000 anni. Adesso hanno paura di scendere dal carro, ecco. Fausto, proprio a proposito di questa cosa che dicevi, no? Parlavi appunto di personaggi anche delle famiglie reali. Sì. Hai proprio pochissimi giorni fa su Coscienza in Rete hai pubblicato questo articolo, diciamo, su Carlo d'Inghilterra. Questo scandaloso articolo su Carlo. Questo scandaloso articolo, perché poi si sono sviluppate diverse polemiche, poi specialmente anche proprio su Facebook ci sono, sì, stati personaggi, sì, proprio che hanno detto: ma questa è una follia. E diciamo che denunciava molto anche fino a che livelli, diciamo, di profondità si può arrivare con la manipolazione e col voler, sì, far vedere i mostri a tutti i costi, no? Intanto comunque ce l'hanno dipinto come il responsabile della morte di Lady Diana, insomma, sì, sempre, cioè, stato considerato, diciamo, il figlio dissoluto di questa monarchia abbastanza discutibile, chiaramente, sì. Su questo non ci sono dubbi, e chiaramente si è alzato anche un vespaio di polemiche proprio su quest'articolo, non so, perché come Carlo adesso si dedica, mo, ce ne puoi parlare un attimo, così. Ma cerchiamo, dire, anche di... Quando ho scritto questo articolo, che è un articolo che volevo scrivere 20 anni fa, adesso vi dico perché, ma quando l'ho scritto ho detto: ho buttato un sasso nello stagno, adesso arriva il diluvio, no? Perché tutti sono stati condizionati dai grandi media a pensare che questo Carlo è un tipaccio, insomma. Ascoltava, ecco, pure i Beatles, andava dietro ai Beatles, insomma, quindi... Sì. Allora, devo dire che invece non è successo questo. Cioè, noi abbiamo avuto in migliaia di visite al sito e di letture di un articolo con persone che sono state una maglia di 8-9 minuti sull'articolo, che è altissima per internet, quindi migliaia e migliaia di persone, e tutto sommato parecchio plauso, diciamo,
molta gente ha detto: ah, guarda che cosa ho scoperto che non avevo scoperto prima. E solamente, diciamo, due o tre che si sono veramente agitati, perché non riuscivano a rinunciare a un'immagine che si erano costruiti dentro, insomma, ecco, sì, no? Sì. Allora, quindi questo mi ha molto sorpreso e mi ha fatto molto piacere. Questa vicenda per me nasce da una mattina. Noi vivevamo a Londra negli anni 90, all'inizio degli anni 90, sì. E una mattina, era un momento abbastanza difficile della mia vita, delle nostre cose, quindi c'era un po' di nemici intorno, era un po' strana come cosa. Una mattina mia moglie Lucia apre la porta di casa e trova fuori nella strada una valanga di giornalisti, sai, con tutte le macchine fotografiche, e cominciano a fotografare. Sì. Lei chiude la porta di colpo, viene a me e dice: che hai fatto? E io dico: non ho fatto nulla. Che cosa aveva fatto? È che il nostro vicino di casa, sai come in Inghilterra i portoncini sono uno a fianco all'altro, no? Quello, sì, proprio a fianco al nostro, nel basement, nell'appartamento di sotto, ci viveva il primo amante di Lady Diana. Ah. E noi non lo sapevamo, era la prima volta che usciva fuori questo scandalo. No, i giornalisti, con le notizie che gli venivano date dai servizi segreti, andavano dovunque a cercare di sollecitare questo scandalo. Quindi da una parte andavano a trovare, seguivano tutto quello che faceva Lady Diana, e dall'altra parte tirano fuori, non so, intercettazioni telefoniche di quello che diceva Carlo. Figuratevi se i giornali potevano avere le intercettazioni telefoniche dei colloqui del principe di Galles, no? Chi gli irritava, no? Quindi diciamo che con grande cura i giornali, che sono i grandi media, sono proprio un organo direttamente nelle mani dei poteri oscuri, ricevevano i servizi segreti notoriamente nelle mani dei poteri oscuri, e ricevevano le informazioni giuste per sollevare questo scandalo. Quindi vittime di questo scandalo erano tutte e due, certo, questi due che erano stati costretti a sposarsi. Certo. Lui perché doveva sposare una donna, una giovinetta di nobilissima famiglia inglese, e assolutamente non poteva sposare una donna sposata, che era la donna che lui amava, insomma, ecco. Poi, certo, a qualcuno potrà piacere, a qualcun altro no, ma ognuno ama chi vuole, insomma, ecco. Poi anche di lei noi non sappiamo nulla, abbiamo visto due foto, abbiamo delle immagini, dei commenti di giornale, cioè noi ci facciamo delle idee sulla base di sentito dire e di quello che ci dicono i giornali, quindi ci pilotano in una maniera incredibile. Quindi noi odiamo qualcuno, amiamo qualcuno sulla base di quattro cose sentite sui giornali, sui media, e poi su quelle idee poi dopo ci incaponiamo pure, insomma, queste sono anche, no? Sì, e figuratevi perché come se la ridono quelli che hanno in mano questi organi di informazione, ecco. Sì, perché poi queste operazioni, insomma, bisogna dire che sono fatte anche in modo tale per cui uno poi alla fine non riesce proprio a sviluppare un senso critico. Sì, sì. Allora, per esempio, per quanto riguarda Carlo, questa vicenda io lo seguo da tanto tempo. Quello che mi colpiva era già come lui fosse avanti rispetto a tanti altri. Non so, io andavo a Londra alla questa famosa Hale Clinic, forse una delle prime, dei primi posti al mondo per cure olistiche. Mm-hmm. E beh, era lui e i suoi che avevano facilitato questa cosa qui. Lui già stava introducendo, stava spingendo il sistema sanitario inglese a introdurre le medicine alternative, un difensore dell'omeopatia in tutti i modi, difensore del biologico, difensore dell'arte, difensore degli ideali, difensore di Platone, Aristotele, cioè uno così, no? Che si dava da fare in maniera incredibile contro le nefandezze proprio pratiche di architetti strani, di un modo di vivere privo di ideali, eccessivamente consumistico, e lo faceva anche a dispetto del resto della famiglia, insomma, alla quale non piaceva molto che lui facesse questo, insomma, no? No. Quindi uno con questo coraggio rischiava di diventare re. Allora, io invito chi si era fatto un'immagine un po' strana di Carlo, quella, sì, derivante dai media, ad andarsi a leggere tutti i discorsi che lui ha fatto negli ultimi 30 anni, quantomeno alcuni, andare a vedere la lista di fondazioni che ha creato lui e come si occupa di arte, di disegno, di solidarietà, ma di mille cose, di biologico, di mille cose positive, e chiaramente non potevano permettere che uno così diventasse re della più grande monarchia del mondo, insomma. Ecco. No, appunto. Anche perché avrebbe sconvolto, diciamo, i piani un po' di un po' di persone, insomma.
Sì, in alcuni casi c'è questo caso che io cito nell'articolo di questa cosa che stiamo studiando, che è, che è l'architettura nera. L'architettura sì. è l'arte nera, cioè noi siamo i nostri edifici, i nostri, diciamo, le nostre piazze, le nostre città sono riempite di edifici strani, di forme stranissime che non vengono dalle comunità che abitano questi posti, ma sono imposti, come dice Carlo, dall'arroganza di certi architetti, ma soprattutto dall'arroganza di chi gli ordina certe cose da fare, e facendo un po' di lavoro, diciamo, spirituale su queste forme, ci si rende conto che queste forme fanno male ai corpi sottili, sono forme che rompono gli archetipi. Noi siamo costituiti di archetipi nei nostri corpi, i nostri chakra, meridiani, le nostre strutture sono fatte archetipicamente secondo le, diciamo, per dirle in modo semplice, solidi platonici o forme armoniose o elementi armoniosi, e elementi che hanno a che fare con le sequenze di Fibonacci, cioè elementi che hanno a che fare con come il cosmo viene creato, la sezione aura e aurea, eccetera. Allora, quindi elementi enormi vengono piazzati nelle nostre città o sculture particolari, eccetera, eccetera, e questi elementi rompono gli archetipi. Chi ci passa vicino si ammala, prima psichicamente e poi fisicamente. E questa è una delle... E queste cose si possono rilevare, chi è in grado di misurare la qualità dei corpi sottili se ne rende conto, insomma, che chiaramente, di quello che dell'effetto. Stranamente Carlo si diede da fare molto già dall'84 in poi contro questo gruppo di architetti e chi li sostiene, e fu attaccato brutalmente, anche direttamente da questo gruppo. Questi architetti sono quelli che adesso fanno le principali opere in giro per il mondo, che hanno fatto questa capitale nera del Kazakistan che si chiama Astana, che hanno fatto il Qatar, che fanno tutte opere per conto di questi petrolieri o kazaki o del Qatar, i cui soldi servono a finanziare tutto quanto c'è di più nero al mondo. Per esempio il Qatar non solo è il proprietario di Al Jazeera, fa i mondiali, eccetera, eccetera, ma finanzia anche le rivoluzioni... Le cosiddette rivoluzioni arabe. Cioè, praticamente finanzia i qaidisti e quelli che stanno portando morte e distruzione in tutto il Medio Oriente, insomma. Sempre per conto degli stessi poteri, ovviamente. Certo, assolutamente. Per gli stessi che hanno fatto l'11 settembre, per gli stessi, no, si gioca sui due fronti, no? Si gioca sul fronte islamico e sull'altro fronte. Così si crea un bel conflittone, si producono più armi, noi siamo tutti in emergenza e tenerci tutti in emergenza significa controllarci meglio. Bene Fausto, noi interrompiamo un attimo, sì. Mandiamo un altro brano, sì. Ci sentiamo fra poco, ti sì. Richiamiamo. Ok, va bene. Grazie. Okay, ciao. Allora, vediamo se Fausto è ancora con noi. Pronto Fausto? Sì, eccomi. Ok, perfetto, ti sentiamo. Allora, ci sei? Eccomi. Ah, perfetto. Allora, riprendiamo un po' questo discorso, insomma, che direi abbastanza interessante, perché poi tu ci parli appunto anche di forme pensiero. Io sì. Volevo infatti approfondire un paio di cose con te. Questo concetto appunto delle forme pensiero che vengono anche generate appunto da installazioni, diciamo, architettoniche di vario tipo, e anche volevo affrontare anche un altro discorso che noi in realtà in quelle tre puntate abbiamo approfondito molto poco, cioè la manipolazione anche spirituale da parte di determinati organi internazionali come per esempio l'ONU. Se ce ne potevi parlare un attimo. Beh, diciamo, è difficile. Dunque, facciamo un discorso un po' ampio sulla manipolazione di tipo spirituale. Sì. Forme, pensiero e sentimenti. Quindi noi siamo fatti di vari corpi. Sui corpi più pesanti si interviene con la chimica. No? Sul corpo fisico si interviene con la chimica, con interventi sulla biologia, con i farmaci, con l'alimentazione sbagliata, con gli OGM, con le droghe, si interviene in tanti modi, no? Assolutamente. E non so, in questi giorni stavo facendo questa riflessione sulle droghe.
quando comincia il risveglio in maniera molto forte, anni 60-70, comincia proprio veramente il risveglio della coscienza. Sulla Terra sono arrivati anche tanti ragazzi per partecipare a questo risveglio, e quindi non gli va bene la società precedente, vogliono metterci più amore, vogliono un mondo diverso, e ecco che queste centrali si inventano l'invasione delle droghe. Esatto. Quindi chi andava alla ricerca di mondi nuovi, più giusti, più veri, più buoni, e il tutto partiva dal rifiuto del mondo così materialista, così scontato, così privo di ideali che avevano intorno, sono le prime vittime di massa, sono state di questo voluto traffico di droga, esaltazione anche culturale della droga. Ecco, qui possiamo anche già vedere come si opera, no? Sì. Allora, da una parte si organizzano i servizi segreti, la mafia, le camorre varie, le triadi cinesi, e chi più ne ha più ne metta, gli afghani, eccetera, eccetera, per mettere su un enorme commercio di sostanze stupefacenti, Sud America, dappertutto, per proteggerlo anche oltre a metterlo su, per diffonderlo capillarmente facendo finta di combatterlo, e dall'altra parte si diffonde l'idea che con le droghe si va in mondi nuovi, che le droghe in fondo sono buone. Il mito americano dell'LSD, no? Ti ricordi tutti questi miti, no? Assolutamente, poi in particolare proprio gli allucinogeni, poi. Sì, poi anche il mito dei funghi, del peyote, di tutte queste cose qui. Dal punto di vista scientifico spirituale, tutte queste cose qui creano allucinazioni del corpo fisico, cioè la parte fisica si crea delle allucinazioni, e poi si crea dei problemi seri. Certo. Il corpo fisico, quindi da una parte ci creano delle allucinazioni che non corrispondono ad alcuna realtà spirituale, e dall'altra parte si guastano i circuiti, che sarebbero quei circuiti neuronali di volontà, eccetera, eccetera, che servivano per mettere l'amore nelle cose, quindi per operare il risveglio. Ecco, questa è stata una delle grandi operazioni che è stata fatta sia a livello di forma pensiero che a livello poi proprio di organizzazione pratica. Non so, un'altra grande operazione, siccome quello che è importante per la crescita delle coscienze è il femminile, l'elemento femminile. L'elemento femminile è in fondo la capacità consapevole, quindi la coscienza, di mettere insieme vari elementi per fare una cosa buona. Se voglio fare una cosa buona, devo fare come una madre di famiglia, devo mettere insieme tutti gli elementi che servono per far stare bene la mia famiglia, per far stare bene le persone, no? Il tipico atteggiamento femminile. L'atteggiamento coscienziale è un atteggiamento femminile. Allora, cosa sono inventati i produttori di forme pensiero, quelli che controllano la stampa, i media, eccetera? Si sono inventati un modello femminile che fosse deviato. E quindi noi da anni subiamo un modello femminile sulla stampa e sui media che è o seduttivo sessuale, e quindi il successo raggiunto, quello da velina, diciamo, attraverso l'elemento seduttivo. Sì. Oppure la donna manager maschile, cioè quella che c'ha talmente tanto da fare che non si può occupare delle cose che servono a fare il bene, perché c'ha da fare, deve fare come un uomo, deve produrre. Quindi diciamo, non è casuale questa deviazione, è prodotta da centrali che producono queste cose e le immettono nei circuiti culturali. Quindi sostanzialmente, anche per far capire anche un po' di più a chi ci ascolta, c'è una manipolazione, c'è stata una manipolazione anche dell'ideale puro, diciamo, del femminismo. Cioè, assolutamente. Assolutamente. Cioè, o meglio, diciamo, proprio della parte umana femminile, insomma. Sì, no, perché anche ecco. nel femminismo c'è un elemento positivo, indubbiamente. Certo. No? L'equiparazione, la pari dignità. Però il femminismo è stato infiltrato da un elemento culturale che diceva che gli uomini sono uguali alle donne. Certo. Gli uomini non sono uguali alle donne, così come io non sono uguale a te, cioè così come le persone non sono uguali tra di loro. Gli uomini e le donne hanno dei talenti specifici che vanno esaltati, che non vanno massificati. E non vanno pareggiati. E non vanno pareggiati, perché il pareggio è a ribasso. Assolutamente. Cioè, vanno evidenziati, vanno tolti di mezzo i difetti del maschilismo e del femminismo, ma vanno evidenziati i grandi pregi del femminile. E in questa epoca direi i minori pregi del maschile. Sono più tifoso del femminile in questa epoca, perché è l'epoca della coscienza. Sì, anche perché poi in realtà noi abbiamo
assistito a una mascolinizzazione della donna. Sì. Perché poi in realtà ormai le donne hanno assunto tutti, diciamo, forse i difetti maggiori, diciamo, sì, che esistono nel mondo maschile, sono assorbite all'interno poi di un meccanismo puramente maschile. Sì, e, diciamo, e maschilista anche. Diciamo che sono assorbite dal modello culturale, perché certo, poi le donne non è che fanno esattamente quello che gli si dice di fare, insomma, no, ecco. No. Però il modello culturale che viene presentato è questo, quindi i giovani, le donne giovani si trovano di fronte a questi due modelli, o manageriale, maschilista o seduttivo. Sì, infatti. E quindi quello coscienziale viene completamente... Questo è uno dei tanti esempi. Io ho scritto questo libro, Il mistero della situazione internazionale. Sì. Le liste di forme pensiero sono enormi, sono lunghissime. Le liste di forme pensiero negative e positive. Perché poi non esiste solo una parte nera, esiste anche una parte bianca, di questa non si parla mai. Accennacela. Allora, prima di tutto non esiste una piramide nera. Ma esistono più piramidi nere in competizione tra di loro. Certo. E quindi chiunque ci fa vedere queste piramidi con gli illuminati sopra è tutto sbagliato, non funziona così. Perché uno dei modi per esercitare il potere è il vecchio divide et impera dei romani. E quindi sono piramidi e piramidine che si scontrano una contro l'altra continuamente. Ed è il modo per i livelli superiori di mantenere il potere. E diciamo che in questo momento, se dovessimo dire a livello internazionale come funzionano, sono due grandi piramidi che si scontrano ormai da secoli, che attraversano le chiese, le religioni, i governi, le massonerie, eccetera, eccetera. E questo è lo scontro che abbiamo visto poi produrre le varie guerre, cioè mettono una contro l'altra queste piramidi e ci fanno fare le guerre, mettono una contro l'altra queste piramidi e fanno la destra e la sinistra, eccetera, 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 in tutto il mondo. Mentre dall'altra parte c'è un gruppo di persone delle volte nemmeno collegati tra di loro, ma collegati dal punto di vista ideale e spirituale. E queste persone, questi gruppi, operano per diffondere il bene. In questo momento diffondere il bene è dire alle persone: metti l'amore in quello che fai. Tu non ti far dire dagli altri quello che devi fare. Metti l'amore in quello che fai, che ti riuscirà meglio, che tutto andrà meglio, che tutto sarà più creativo. Non essere egoista, pensa agli altri. Se pensi agli altri ce ne sarà per tutti. Se il denaro non lo usi solo per te, ci sarà abbastanza denaro per tutti. Se il denaro non viene bloccato, ci sarà abbastanza denaro per nutrire tutto il mondo. Ce n'è anche troppo. Questi sono belle riflessioni, insomma, sono bei messaggi, specialmente che stai dando. Non so se adesso Stefania vuole chiederti qualcosa, sì, in particolare. Sì. No. Approva tutto quello che dici. E quindi... No, il messaggio secondo me importante è questo, è che secondo me è molto urgente in questo momento. Cioè l'iniziativa è nelle mani di chi vuole fare il bene, ma bisogna capire che il bene da fare è il bene individuale che diventa collettivo. Quindi, ma questo è bellissimo, perché è nelle mani di ognuno di noi. Quindi se ognuno di noi non si fa annichilire da questo chiasso che fanno gli orchi, diciamo, con le guerre, con le cose. Sì, giustamente indigniamoci, denunciamolo, noi sul nostro magazine lo denunciamo tutti i giorni, no? Sì, è vero. Però non perdiamo di vista che l'iniziativa è nelle nostre mani. L'iniziativa è nelle persone che cambiano, che fanno vibrare della necessità di amare le persone che sono vicine. Ma di amare chi? Amare anche semplicemente volere il bene del prossimo, volere il bene delle piante, della terra che è intorno a noi, lottare per l'albero davanti casa. Noi questo siamo chiamati a fare, perché facendo questo crescono le coscienze. E qui quello che è in gioco è l'interiorità delle persone. I fatti materiali sono lo strumento per far crescere l'interiorità delle persone. Se noi ci fermiamo a quello che succede nei fatti materiali e non facciamo nulla, perché è troppo forte, gli eserciti sono troppo forti, i Rothschild sono troppo forti, eccetera, eccetera, finiamo per non fare nulla. Certo. Invece loro tendono proprio a non farci fare nulla, perché quello che è in gioco è proprio la nostra interiorità. Eh sì, infatti il gioco è a bloccarci in qualche modo. A bloccarci oppure a deviarci, perché quanto è funzionale chi lancia con rabbia la gente. Cioè, se quello che è in gioco è far sviluppare forze d'amore alle persone, se una parte delle persone si arrabbia con chi ha il potere, sta facendo il gioco del potere, perché le sue forze d'amore non crescono se è arrabbiato.
Se è indignato e fa cose buone, sì, ma se è arrabbiato dietro a un computer non serve a niente. Cioè è vittima del sistema. Assolutamente. Infatti io, ecco, una cosa a cui ho assistito spesso e volentieri, per dire, ecco, parlavo, diciamo, con persone che si occupano di animalismo, di salvare gli animali, di salvaguardare gli animali, ma li vedevo anche magari impegnati, diciamo, su un fronte anche proprio, anche già direttamente alimentare, cioè scegliere di non mangiare più carne, sì, per esempio, sì, però li ho visti scagliarsi con una violenza incredibile nei confronti di coloro che invece magari per debolezza, per problemi, diciamo, di coscienza anche non troppo evoluta, diciamo, ancora non rinunciano a una determinata alimentazione, ma ho visto una rabbia, una violenza, diciamo, nei confronti di poi, per non parlare poi, diciamo, della violenza anche che esprimono, per dire, anche nei confronti dei cacciatori. Io personalmente non ho mai approvato la caccia, insomma, almeno in tempi moderni non la approvo, perché abbiamo sovrabbondanza di carne, quindi non mi sembra proprio il caso, però comunque sia, ho visto anche queste forme talmente accentuate, diciamo, di violenza, al punto che io una volta ho detto: io penso che se facessero due manifestazioni, una di cacciatori e una di voi vegetariani, vegani, insomma, cioè voi vi scannate in piazza, cioè sostanzialmente non si arriva poi a nulla. Sì, no, c'è il sottile, nemmeno tanto sottile, veleno dell'odio. Cioè, uno pensa di avere ragione e allora pensa che questo lo giustifichi ad odiare chi non ha compreso certe cose, senza nemmeno avere il dubbio che non è detto che io poi necessariamente abbia compreso tutto, no? È chiaro che un'umanità che è nata sia onnivora, certo, fatica a diventare vegetariana, lo diventerà, ma insomma non si può accelerare più di tanto un processo. Lo si può fare culturalmente, eccetera, eccetera, ma certamente non con l'odio, anzi l'odio è il modo migliore per fare in modo che la gente non cambi idea. Infatti era proprio quello che dicevo, dico, dovete stare attenti, perché questi meccanismi in realtà producono gli effetti contrari che voi magari vi aspettate. Quindi c'è un po' da rivedere, diciamo, l'impostazione, non so come dire, no? Sì, no, nel senso che diciamo l'impostazione più sana da tutti i punti di vista probabilmente è quella che dice: le persone devono fare delle scelte diverse perché le hanno maturate dentro, certo, non perché qualcuno gliele impone da fuori o qualcuno gli dice che sono dei barbari. Anzi, probabilmente un buon animalista, i buoni animalisti, quello che fanno è di sollecitare i buoni sentimenti delle persone invece che quelli negativi, no? Nei confronti della natura. Certo. E quindi poi verrà fuori nei confronti degli animali, quindi poi verrà fuori naturalmente dalle persone sollecitate nei buoni sentimenti l'idea di difendere gli animali e magari di non mangiarli più, ecco. Certo, ma appunto, cioè, ci sono appunto bisogna comunque avere rispetto, diciamo, dei processi, anche delle coscienze, sì, no? Ma è molto interessante le visioni, non so, di un grande veggente profeta come Steiner, no? Sì. Che diceva, sì, indubbiamente diventeremo tutti vegetariani. Poi andava in una birreria e ordinava, i suoi, ai quali aveva detto questa cosa, ordinava una fettina panata. Ecco. Diceva: non bisogna bere l'acqua perché fa male a porte, e ordinava una birra, un tanto per fargli capire che sì, è vero, ma c'è anche una gradualità nei processi. Non so, lui arrivava a dire che in un lontano futuro noi mangeremo minerali, non mangeremo nemmeno più le piante. Mm-hmm. Eh sì, perché un giorno sorgerà un movimento che dirà che perché dobbiamo mangiare le piante? Sono esseri viventi, giustamente. Certo. No? Questo ancora non è sorto, ma un giorno sorgerà. E certo, però non potrà sorgere imponendo alle persone di non mangiare più le insalate, questo, sì, o di farli sentire dei vigliacchi perché mangiano le insalate, insomma. Sì. Infatti ricordo che girava una foto su Facebook dove c'era il pensiero, non so adesso, non ricordo se fosse di un fascio di insalata o non so di che cosa, dice: andateglielo un po' a dire a voi, ai vegani, insomma, no, in che condizioni sto io. Detto questo, diciamo, il movimento animalista ha perfettamente ragione quando
fa vedere gli scempi, i massacri, l'inutilità, le pellicce, gli squartamenti. Noi che mangiamo delle quantità, il mondo occidentale mangia delle quantità di carne spaventose, ma anche quello, il terzo mondo appena può mangia carne, il terzo e il quarto mondo, quindi diciamo c'è un problema culturale enorme, gli animali soffrono molto, c'è una grande sofferenza degli animali nell'aura della terra, insomma, questa sicuramente va recuperata, perché diventa, come dicono gli spiritualisti, diventa karma dell'umanità, insomma. Certo, è certo. In particolare, insomma, volevamo un po' agganciare, pensavamo a questo aggancio con Bob Marley, vero Stefania? Riguardo al fatto che lui comunque era insomma giamaicano, per cui insomma parliamo di America Latina in qualche modo, insomma. America Latina, comunque non solamente America Latina ma l'altra America, quindi non gli Stati Uniti d'America. E a questo proposito, qualche giorno fa su Coscienza in Rete, Fausto, voi avete pubblicato un video, un'intervista al presidente dell'Uruguay, sì. Mujica, che sì. È una persona, direi, spiritualmente molto elevata. Fatta da Al Jazeera, poi, tra l'altro. Sì, beh certo. Però ogni tanto qualcosa di buono lo fanno qualcosa anche loro. Qualcosa di buono gli scappa sempre, insomma. Cioè, uno dei vecchi necessità del potere, nemmeno trucchi, è quello di fare anche le cose buone, altrimenti certo. Perde credibilità, insomma. Certo. No? Ci sono alcune istituzioni, ce n'è una che c'ha 2000 anni, che è maestra di questa cosa, no? Che ha sede a Roma. No? Qua vicino proprio. Insomma, se vuoi mantenere il potere devi fare il bene, insomma, ecco. Devi avere una importante parte di bene, quindi devi avere nelle tue file delle persone che fanno il bene, devi portare degli ideali, eccetera, eccetera, altrimenti il potere non lo mantieni. E quindi questa è una delle caratteristiche fondamentali. Sì, dicevamo di Mujica. Questo Mujica. Allora, è una delle conferme che non è tutto nero, ed è anche una delle conferme che i poteri oscuri non possono fare tutto quello che gli pare. Ecco, questo è uno dei concetti che mancano in giro, che non si dice mai. La direzione degli affari del mondo è saldamente nelle mani di poteri bianchi, così come la direzione degli affari di ognuna delle nostre vite. In nessuna delle nostre vite viene consentito dal mondo spirituale un grammo di male in più di quello che serva come sfida per la nostra crescita. Questo vale a livello individuale e vale anche a livello collettivo. Quindi, se fosse stato per le forze oscure, la distruzione del mondo sarebbe stata un fatto assodato ormai da tempo, la distruzione della razza umana. Invece ognuno di noi ha in fondo la possibilità di esprimersi e di scegliere nella propria vita, quindi ha sempre dei percorsi che vengono in qualche modo garantiti, delle volte molto pesanti, ma garantiti, di fare delle scelte di amore o di non amore. Quindi la scelta di crescita è sempre lasciata, le condizioni sono sempre lasciate. Quando si vedono spuntare degli elementi come Mujica o come Carlo, di cui parlavamo, o altri rari elementi che però ci sono, questo sta a indicare che questo mondo spirituale protegge alcuni percorsi, perché siano evidenti alla gente, perché la gente li possa vedere, apprezzare, perché possa capire che ci sono altri modi di fare le cose che non sono quelli del potere più oscuro. E parliamo di un ambiente come quello politico in cui i governi per definizione sono assegnati alle forze oscure, perché così noi abbiamo una bella controforza davanti, no? Per la quale indignarci e con la quale crescere. Però nonostante questo a loro è assegnato il compito di romperci le scatole, diciamolo pure chiaramente, ogni tanto anche al loro interno compaiono delle luci, per questo, ma non solo al loro interno, anche all'interno di tutte le strutture. Non c'è una sola multinazionale, un solo servizio segreto, anche i peggiori come la CIA, non c'è una sola organizzazione che di per sé è nera, nella quale non ci siano delle lucette qui e lì. Questo lo dico per esperienza, perché certe organizzazioni le conosco.
E quindi l'importante è far risuonare le lucette e non pensare che siamo circondati da stirpi diaboliche. Non esistono le stirpi diaboliche. Anche il peggiore degli uomini ha dentro di sé un elemento spirituale di luce, magari nascosto, affossato, magari con valanghe di adrenalina del potere e di soldi che lo soffocano. Ma se noi parliamo a quello e ci rivolgiamo a quello, magari gli diamo la forza di crescere. Questo anche è un altro messaggio che tu dai, che è veramente molto 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 forte, e che io sottolineerei, insomma, cioè è per questo che bisogna cercare sempre, secondo me, insomma, di parlare con tutti e parlare a tutti, soprattutto parlare alla fiammella che ognuno ha dentro, anche se magari non la manifesta. Infatti poi, tra l'altro, ecco, forse questo presidente uruguaiano forse potrebbe dare proprio un po' anche la visione un po' di quello di cui tu parli, no? Cioè, tu spesso, io per come ti conosco, parli e dici che bisogna agire orizzontalmente, sì, e non verticalmente. Sì, ha proprio questo tipo di visione: agire lì dove siamo, lì dove ognuno è, dove ognuno può portare un contributo di positività, di bene, di bene per gli altri, non solamente per sé. Questo è il nostro campo d'azione e questa è la vera rivoluzione. La rivoluzione non si fa aspettando che qualcuno in Parlamento la faccia o nel sistema bancario o all'ONU. La rivoluzione si fa occupandosi dell'albero davanti a casa, occupandosi dell'asilo dei propri bambini, dei sistemi educativi che ci abbiamo intorno, occupandosi delle cose che abbiamo intorno. Mujica è un grande, appare come un grande eroe di questa cosa qui, no? Questo fatto della rinuncia al denaro. Sì. No? Rinuncia relativa, nel senso, cioè, io ho quello che basta a me per vivere, c'è, cioè, il stipendio mio, quello di mia moglie, e il resto non lo prendo. Sì, sì. Era bellissima in quell'intervista poi il fatto che lui era anche un po' rammaricato perché aveva le coltivazioni del suo orto che erano un po'... Non riusciva a stargli dietro al presidente, quindi... Ma quello che è singolare è che questa figura emerge in uno dei posti più neri della terra. Cioè l'Uruguay della P2, l'Uruguay precedente, l'Uruguay nel quale si rifugiavano, era controllato proprio dalla P2, proprio quella italiana praticamente. Quella di Licio Gelli, diciamolo. Di certo. E... Gelli, Ortolani, questa era gente che aveva un enorme peso sul sistema bancario locale, sulla vita proprio, sulle forme pensiero, su tutto quanto. E guarda un po', come diceva De André, dove che nascono i fiori, no? Eh sì, è proprio dal fango, insomma, ecco, che nascono i fiori, sì sì, un grande De André, che noi ci onoriamo di ospitare con le sue canzoni qui, insomma, che ci intrattiene spesso e volentieri qui a TRS, perché lo consideriamo veramente... Una delle grandi coscienze, diciamo, che hanno cantato attraverso la musica, poi. Che sì, ma sai, dove c'è un elemento ideale, tutto prende vita e tutto fa risuonare i cuori, le menti delle persone. Questo è un altro grande tema che noi come Coscienza di Rete stiamo sviluppando e stiamo per creare questa accademia artistica. Il tema proprio dell'arte, della musica, delle arti figurative, dell'architettura, della scultura, del teatro, eccetera, eccetera, che con una grandissima operazione fatta dai poteri oscuri sono state private di senso. Esatto. Cioè, gli è stato tolto il senso. Quindi gli artisti non sanno più perché fanno gli artisti, non sanno più a che cosa servono le opere d'arte. In tutta la storia dell'umanità le opere d'arte sono sempre servite a collegare gli uomini agli dèi una volta, quindi, diciamo, a collegare gli uomini alla parte più alta di se stessi, a farli crescere, no? Certo. Col mondo degli ideali, dei grandi sentimenti, a far che proprio ad aiutare gli uomini. Noi siamo qui per crescere, quindi ad aiutarci nella crescita. Provate a dire questa cosa in un'accademia o un critico di quelli che vanno per la maggiore, vi dicono che siete matti. L'arte non ha senso, l'arte è l'espressione della pancia, se va bene, dell'artista. Sì. L'espressione delle parti in fondo più basse di un artista. E quindi guardate, infatti la gente non ama più l'arte in questo momento, tranne dei rarissimi casi, perché è brutta. Sì, sì. Inascoltabile spesso, no? Sì, sì, assolutamente.
E quindi però per fortuna anche in questo campo qui ci sono delle belle luci, e quindi è bello il lavoro che fai tu di andare a pescare le luci. Ce la mettiamo tutta, insomma, cioè andiamo a vedere i testi, vediamo di cosa parlano, sì, ma non sì, solo quello, anche proprio anche le combinazioni, insomma, musicali. Infatti, in particolare adesso mandiamo un brano che si chiama Hagia Sophia. Ah, Santa Sofia. Eh sì, Santa Sofia, e è di un gruppo che si chiama Irfan, che è una parola usata molto nel movimento sufi. Sì. Che vuol dire, se non erro, proprio risveglio, credo. Che vuol dire gnosi, conoscenza. Gnosi, sì, conoscenza, gnosi. Risveglio, conoscenza. Io vi ringrazio, però vi devo salutare adesso. Va benissimo. Sentirò questa canzone. Noi ti annunciamo poi, tra l'altro, che molto probabilmente, non so se la prossima settimana, ci occuperemo proprio di arte. Sì. E lo faremo proprio con Paola Losciuto, molto benissimo, probabilmente, se lei sarà disponibile. Bene, bene. Io, Fausto, ti ringrazio, credo che hai fatto il più bel regalo, diciamo, di inizio anno qui su TRS a Forme d'Onda. Mi sento veramente onorato di... No, io ringrazio veramente voi per l'occasione di aver potuto parlare di certi argomenti che normalmente non sono comuni, diciamo. Sì, sì, assolutamente. Io spero di riaverti ospite, perché veramente Senz'altro. Ci sono anche altri temi da poter approfondire Senz'altro. Sempre di più. Allora, grazie mille, un saluto a te, a Stefania. Ciao. Grazie Fausto. A te e a tutti gli ascoltatori. Grazie, buon anno ancora. Grazie. Ciao. È stata una puntata un po' particolare, è una puntata un po' particolare perché abbiamo inframmezzato molto poco, diciamo, con la musica. Stasera abbiamo dato molto spazio al nostro ospite, a Fausto Garutenuto, che ci ha poi, tra l'altro, dato dei messaggi, diciamo, ci ha lanciato anche delle, io le chiamerei anche delle proposte, anche delle visioni in qualche modo diverse, no? Come vedere, come inquadrare un po' meglio il mondo, perché in questo momento noi, appunto, ci troviamo anche mentalmente e non solo, anche spiritualmente, molto vessati in un certo, direi, no? Da un certo punto di vista, cioè, proprio perché stiamo vivendo una crisi veramente stringente, poi specialmente qui in Italia, no? Eh sì, è il punto di vista spirituale che fa proprio la differenza, cioè il denunciare ovviamente quello che non va in questo sistema, ma non abbattendosi e pensare che sta andando tutto male. Sì, per certi versi sta andando tutto male, ma apparentemente, in realtà, come ha ben spiegato Fausto, c'è questo risveglio in atto. Cioè questo risveglio e capire che anche questa crisi in qualche modo è un'occasione proprio per andare avanti, cioè per trovare vie alternative, strade alternative di crescita in qualche modo, aprire le proprie coscienze, risvegliare le proprie coscienze, cercare di svegliare le coscienze delle persone che ci stanno accanto, cioè quindi tentare di fare proprio, appunto, un lavoro in orizzontale, cioè quindi iniziare magari a parlare con il vicino, iniziare a parlare con il collega di lavoro, cercare di espandere proprio a livello orizzontale un certo tipo di visione. Noi non diciamo che questa sia la visione più corretta, però sicuramente non è una visione sbagliata, secondo noi, perché comunque non ricorre ai mezzi che normalmente sentiamo, che poi sono essenzialmente mezzi violenti. E se siamo veramente coscienti del fatto che la violenza genera violenza, dobbiamo stare sempre attenti al fatto che tutte le volte che noi utilizziamo violenza contro qualcuno, o anche portiamo, diciamo, delle idee in modo violento, sicuramente avremo delle reazioni violente che ci ritorneranno indietro. Insomma, è proprio la legge di causa effetto in qualche modo, sì. No? E poi, a proposito dell'agire in orizzontale, senza aspettare una risposta dall'alto, che ovviamente non arriverà, a proposito di questo, è importante sottolineare che poi ognuno si deve impegnare nella propria vita per cambiare le cose, nella propria vita, nella vita delle persone che comunque ci stanno intorno, nel nostro campo d'azione, quindi nella nostra professione, in quello che facciamo quotidianamente. E questa è la vera spiritualità di questi anni, non è più
che ne so, ritirarsi in un eremo e stare tutto il giorno a meditare. Sì, magari si può anche fare questo se si vuole, ma la cosa importante è proprio portare l'elemento spirituale nella materia, quindi in qualunque azione della vita quotidiana. In qualunque scelta che facciamo ogni giorno, dalle scelte alimentari alle scelte di acquisto, dei semplici acquisto dei prodotti, e fino a scelte, diciamo, più importanti. Sì, sì, certo, perché poi comunque sia tutto ciò, comunque, quando una coscienza inizia a svegliarsi, quando una coscienza inizia ad aprirsi, si rende conto anche già direttamente di quali sono le cose da evitare e le cose invece da abbracciare. Quindi parliamo di comportamenti, parliamo di ideali, parliamo della vita proprio, della visione della vita a 360 gradi, direi io. Però ecco, una cosa importante è sempre tentare di aggiornarsi il più possibile, cercare di farsi delle proprie idee riguardo a ciò che spesso e volentieri ci mettono davanti, appunto, questi poteri oscuri di cui abbiamo parlato tantissimo nelle puntate scorse e in particolare anche questa sera, insomma, con Fausto. Quindi tentare sempre, comunque, avere sempre quello spiraglio di dubbio che ci consente in qualche modo di andare più a fondo, diciamo, nelle questioni che ci vengono presentate, no? Pensiamo proprio per esempio a questo discorso che abbiamo fatto per quello che riguarda, diciamo, la figura di Carlo d'Inghilterra, insomma, attraverso questo articolo che è uscito su Coscienza in Rete, che io vi invito veramente a visitare, insomma, andate su www.coscienzainrete.net. Attraverso poi una visione diversa anche delle cose si comincia anche ad acquistare una propria sicurezza, diciamo, e anche a sconfiggere, diciamo, le paure, perché ricordiamocelo sempre, i poteri oscuri giocano molto sulla paura e noi vediamo che, nonostante, diciamo, viviamo appunto in un mondo che da un certo punto di vista, diciamo, è più sicuro, no? Ne abbiamo parlato proprio prima con Fausto, cioè facevamo appunto questo discorso, cioè parlavamo del fatto che, per esempio, un secolo fa si andava tranquillamente in giro armati, poi non si sapeva neanche se st'arma che si portava dietro ci poteva o meno salvare la vita, però comunque sia non esisteva che una persona, ma anche le donne, insomma, portavano nelle borsette, portavano le Dillinger, insomma, più o meno 100 anni fa, insomma, queste pistoline piccoline che però, insomma, erano in grado tranquillamente di uccidere una persona. Quindi dicevo, acquistando una visione diversa si superano anche tante paure, perché, come Peter Gabriel ci ricorda, la paura è la madre della violenza, mother of violence. Parlavamo appunto di paura, le paure che abbiamo e quanto questi poteri giocano sulla paura. Dovremmo ricordarci, se non altro, che queste paure indotte non fanno altro che abbassare in qualche modo tutte le nostre difese, comprese quelle immunitarie. Non a caso, diciamo, determinate paure sono state indotte da certi poteri e spinte sempre di più in televisione, proprio per abbassare il livello di coscienza delle persone, ottenerle completamente ferme, oppure, diciamo, in qualche modo far sì che comunque la gente non riesca a risvegliare la propria coscienza, perché tenendo una mente impegnata da mille fobie, se non ci si ammala, se non altro, comunque non si pensa. C'è quindi bisogno di un risveglio, come dicevamo, no, Stefania? Sì, che è già in atto comunque. Piano piano, ovviamente, le cose non possono cambiare dall'oggi al domani, però io lo vedo questo risveglio, anche se a volte ci sono dei momenti in cui davvero, come anche diceva Fausto, si fa fatica a vederlo, però c'è ed è già in atto. Cioè, bisogna crederci, perché comunque è un risveglio in potenza, direi io, cioè
perché ci sono tantissime persone che hanno a cuore veramente dei temi che sono veramente molto forti, veramente molto, molto importanti, cioè già anche proprio la salvaguardia stessa del pianeta, quindi la sensibilizzazione verso tutto ciò che può essere, diciamo, il mondo già vegetale, no? Questa grande, anche questa grande onda in qualche modo che si sta formando contro, per esempio, gli OGM, se pensiamo già a questa cosa, no? Cioè si sta proponendo sostanzialmente un'agricoltura completamente chimica che oltretutto neanche produce semi ripiantabili, che insomma è veramente una follia, e tutto ciò semplicemente proprio perché si pensa solamente al profitto, e mentre invece sappiamo perfettamente che la sapienza contadina è una cosa che va in qualche modo custodita, è un valore inestimabile. Oggi, attraverso poi gli studi che in qualche modo, e i progressi, diciamo, che l'uomo ha fatto, ci troviamo in qualche modo, per quello che riguarda un po' l'agricoltura, anche un po', direi, la strada un po' spianata, no? E quindi io vedo molte persone, diciamo, impegnate su questo versante, come vedo tantissime persone impegnate proprio sul versante animalista. Però più che stare, diciamo, a protestare contro magari una persona che può aver fatto della violenza contro gli animali, è molto meglio occuparci magari di animali che stanno male, senza però fomentare appunto rabbie, invidie e diciamo forme violente di protesta che poi in realtà non portano assolutamente a nulla. Parlavamo appunto di, mentre ascoltavamo, diciamo, questo brano bellissimo degli Yes che parla di risveglio, parlavamo proprio di questo presidente dell'Uruguay con Stefania, insomma si parlava del fatto che lui poi, tra l'altro, appunto, come dicevamo anche con Fausto, è un contadino, no? E il suo progetto, a parte che lui ha detto che non si ricandida. Sì, 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 infatti lui già ha detto che non si vuole ricandidare perché vuole fare un solo mandato e basta, e poi vuole tornare giustamente ad occuparsi della sua terra. Ma la cosa molto bella è che lui ha un bel progetto e vuole, una volta finito l'incarico presidenziale, istituire una scuola proprio di agraria per far avvicinare i giovani a questo mondo della terra, dell'agricoltura, e questo è un esempio bellissimo, secondo me, di proprio di quello che dicevamo prima, di azione nel quotidiano, cioè di risveglio e di spiritualità applicata nel quotidiano. Sì, sì, assolutamente. E poi appunto in orizzontale, cioè quindi sì, creando poi... creando un nuovo mondo, ma non un nuovo ordine mondiale, che è quello che invece vogliono creare e che hanno già creato in realtà questi poteri oscuri. Ma un nuovo mondo, una nuova vita, un nuovo modo di vivere, più basato su, appunto, su forme pensiero positive, sullo spirito portato nella materia. Infatti quello che poi speriamo, insomma, è che lui poi, tra l'altro, sia riuscito anche a crearsi in qualche modo anche un entourage politico che continui in qualche modo questa visione, diciamo, che lui ha della politica. Speriamo che glielo lascino fare, perché poi spesso e volentieri queste cose, insomma, appunto, a volte ci mettono lo zampino. Speriamo che continuino anche in questo caso a fare le pentole, ma non i coperchi. Sì, sì, ma io di questo sono convinta, anche se apparentemente, appunto, sembra che questi poteri oscuri hanno in mano il mondo, che governano tutto. In realtà, come spesso ripete Fausto, la strategia è bianca, non è nera. E il male, il cosiddetto male, e quindi tutti i poteri oscuri, forse non lo sanno, ma sono anche loro a servizio di qualcosa di più grande e di più buono e di più giusto. Sì, infatti, diciamo che... Infatti, scusa, ti interrompo. Scusa. L'altra cosa bella è che Fausto spesso li definisce le forze dell'ostacolo, però gli ostacoli servono per essere superati e quindi sono un'opportunità di crescita. E non sono semplicemente degli ostacoli che, oddio, che cosa faccio adesso? No, sono appunto delle opportunità di crescita per tutti noi.
Infatti a volte noi dovremmo veramente ragionare, questa è una riflessione chiaramente che faccio, dovremmo proprio ragionare un po' come quando vediamo un bambino, no? Cioè privare un bambino di certi ostacoli, o comunque privare sempre un bambino del muro dove lui comunque prima o poi comunque andrà a sbattere, è diseducativo, cioè non facciamo il bene del bambino in realtà. È una visione egoista, egoistica, diciamo, anche dell'educazione. Quindi anche capire che anche nella vita di noi grandi, cioè, gli schemi sono sempre gli stessi in qualche modo. Tutti gli ostacoli, tutte le cose negative che ci si parano davanti sono occasioni sempre per crescere e per andare avanti, e per, appunto, sono quegli ostacoli che servono per superare e per migliorarci in qualche modo. E anche questi poteri oscuri servono a questo, a sviluppare sempre di più dentro di noi questo risveglio. Infatti quello che io penso... E a portarlo nel mondo, ovviamente. Sì, beh, assolutamente, ma poi infatti quello che io penso è che questa stretta, diciamo, che loro stanno dando, perché poi facciamoci caso, no? Appunto, prima magari si facevano più guerre, oggi se ne fanno, è anche vero, diciamo, che le guerre che si fanno sono anche molto più distruttive in qualche modo, però... Questi poteri si rendono conto che non possono creare, diciamo, un campo di battaglia infinito, perché comunque anche a loro poi alla fine rimarrebbe molto poco, insomma, perché se distruggono tutto loro ma il male nulla, no? Per definizione si autodistrugge, quindi infatti, a lungo andare è così, però ecco, quello che volevo dire poi io in particolare è questo, cioè se in questo momento loro stanno agendo, diciamo, con, come diceva Fausto, insomma, su due fronti in qualche modo, con delle guerre sono provocate, diciamo, da questa cosiddetta crisi, sempre provocata, ricordiamocelo, cioè, sottolineiamo bene questo concetto, cioè il fatto che questa crisi tra Occidente e Medio Oriente è sempre più spinta all'eccesso, perché comunque consente a questi poteri oscuri determinate manovre. Nel mondo occidentale, o nel mondo, diciamo, tecnologico, chiamiamolo così, si opera attraverso ormai la psicologia e attraverso la finanza, sostanzialmente. Se già noi, come poi tra l'altro nella puntata scorsa con Cesare Padovani, insomma, riuscissimo già a trovare, diciamo, degli escamotage per evitare l'economia, loro avrebbero già immediatamente perso una guerra, l'avrebbero persa in partenza, non una battaglia, ma proprio una guerra, perché non avrebbero proprio più gli avversari contro cui scagliarsi, no? Quindi se noi riusciamo in qualche modo a sviluppare forme, diciamo, in qualche modo anche alternative per quello che può riguardare proprio l'economia, sappiamo che noi possiamo vincere senza spargimento di sangue. Potremmo vincere immediatamente, da domani, ma in realtà potremmo vincere anche se fossimo coscienti di tante altre cose, cioè proprio completamente cambiando anche abitudini di vita, cioè cercando di capire che poi sostanzialmente questi modelli di vita che ci sono stati imposti, diciamo, almeno da 50-60 anni a questa parte, sono semplicemente modelli di vita funzionali solo a quel tipo di sistema lì, ma che poi può essere girato nell'arco di 24-48 ore se tutte le persone si riuscissero a svegliare improvvisamente. Siamo arrivati anche stasera alla fine di questa lunga e intensa puntata, tredicesima puntata di Forme d'Onda e prima puntata del 2014, e vogliamo salutarvi con un brano molto 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 bello e molto dolce di un artista scomparso prematuramente all'inizio proprio degli anni 70, parliamo di Nick Drake, e questo è un brano molto molto bello, molto dolce, che spero che vi accompagni nella notte. E io, come sempre, insieme a Stefania, vi auguriamo una dolce notte, dolci sogni, bei pensieri, coscienti. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti.